Io credo che il nostro è stato un gran binomio. Io non mi sono mai ritenuto un professionista e mi sono sempre fatto aiutare un po' da tutti. Sicuramente il 70% l'ha fatto il cavallo. E quello che ho vinto io penso che lo debba tutto a lui. Adesso sicuramente monto molto meglio di come montavo ai tempi e vinco meno. Comunque il vero campione è Silver Canada, è lui il vero campione. Negli anni 97-98 mi trovavo a vedere una gara di Barrel, mi sono appassionato e ho cominciato ad allenarmi con il primo cavallo che avevo, che era un trotter. Poi ho cominciato un po' un piccolo commercio di cavalli ed ho acquistato il mio primo quarter, che era effettivamente Silver Canada. Aveva 19 mesi in un puledrino. L'ho portato a casa, l'ho domato, sono stato aiutato anche dal mio grande amico Silvio Camanini. Sono entrato in questo fantastico mondo che a me e alla mia famiglia veramente ha cambiato la vita. Ho avuto delle soddisfazioni infinite. Ho cominciato facendo delle gare qua nei paesi e poi invece cominciando qualche gara provinciale, qualche gara nazionale, e i risultati hanno cominciato a venire nel 2000, ma in realtà nel 2001 è stato forse il primo risultato molto importante, che sono arrivato secondo nel campionato europeo, dove eravamo più di 150. Dopo di lì ho cominciato a vincere nei barili, nei paletti. Guarda, non sono uno che mi vanto, però penso che Silver Canada sia uno dei cavalli, no, penso che sia il cavallo che ha vinto più di tutti e per diversi anni. Fino ad arrivare nel 2013 è sempre stato ad alti livelli e ha corso per 13 anni proprio i massimi livelli, sia nel barrel sia nel pole. Secondo me sono quelle cose che ti capita una volta nella vita, due volte non possono capitare. Cioè, cavalli buoni ne ho avuti, ma lui era un fenomeno, lo è ancora un fenomeno. Anche perché è sempre stato bravo, addirittura io lo attaccavo alla carrozza, andavamo fuori a fare le passeggiate con la carrozza. Ne ho fatti tutti i colori, le stupidate che ho fatto, poi neanche le racconto perché non mi sembra il caso. Ho fatto le gincane, ho fatto i salti, salto ostacoli, ho fatto una corsa di 2000 metri, le ha fatte tutte, poverino Silver Canada.